30 anni dalla morte di Massimo Troisi. Una grande perdita per Napoli, una grande perdita per l'Italia, di uno straordinario artista che ha segnato momenti indimenticabili della nostra vita. Lo ha fatto con la sua incredibile ironia, con il suo disincanto, con la sua capacità di colpire con ferocia i luoghi comuni che spesso ci attanagliano. Beh, di Massimo Troisi sono state dette tante cose. L'altra Napoli ha rappresentato per me Massimo quando è nato, con Pino Daniele, eccetera, quando mi ha invitato per la prima volta in un piccolo locale di Roma. Io sapevo che a Napoli aveva un grande successo in un piccolo locale di via Vittoria Colonna, eccetera, e quindi mi era arrivato l'eco di questo rivoluzionario che insieme naturalmente a Enzo De Caro e a Lello Arena formavano il trio meraviglioso. Massimo è stato il simbolo di una napoletanità dolente ma disincantata, capace di negare tutti gli stereotipi che hanno sempre colpito la nostra città. Ho avuto la fortuna di essere vicino di casa di Massimo, quindi è nata un'amicizia sincera, molto vera, e ci scambiavamo perfino le vivande, e ci informavamo su quello che succedeva, andavamo a vedere qualche volta, perché Massimo non era molto vivace, non gli piaceva molto andare in giro, dicevo, mi chiedono gli autografi, mi fanno le cose, eccetera, e qualche volta dovevo convincerlo con la forza ad andare a vedere, non so, Paolo Conte, o ad andare al teatro a vedere qualcuno che poteva piacergli, come gli piaceva. Abbiamo ricordato Massimo insieme a Lello Arena con una scuola di teatro e di spettacolo, dando la possibilità a tantissimi ragazzi, non solo napoletani, ma di tutta Italia, di potersi formare e di avere un'opportunità in quel mondo che ha dato tante opportunità a Massimo Troisi. Insomma, è stata una bella amicizia, abbiamo fatto delle cose insieme, lui naturalmente è venuto indietro tutta, ha fatto un regalino in un mio film piccolissimo, e abbiamo avuto delle occasioni curiose anche cinematograficamente, perché siamo nati un po' insieme, avevo appena fatto il mio film Il Papocchio, e quindi lui mi considerava molto e mi ha invitato con lui alla proiezione privata del suo primo film, quindi con una paura terribile siamo andati a vedere questo film. Lui proprio aveva paura che il film non potesse essere capito, e invece io dopo poco gli ho detto subito: guarda che il film secondo me è un capolavoro, è bellissimo, e cosa che è successa, gli ho portato fortuna, quindi sono molto contento. Poi insomma ci sono state tante occasioni, molto Troisi, Viva Troisi è stato un programma molto importante che lui ha inventato, invitando i suoi amici, che parlavamo come se lui fosse morto, eccetera. Abbiamo scherzato su quello, Massimo aveva un umorismo straordinario, e anche quella è stata una bellissima occasione per lavorare un po' insieme. Poi è successo che un giorno, quando io l'ho salutato l'ultima volta perché andava a Houston, eccetera, non mi ha richiamato. Allora mi sono preoccupato un po', e vabbè, e poi naturalmente ho avuto uno dei grandi dolori della mia vita. Ricordiamo Massimo seguendo il suo insegnamento, a volte per poter vincere il pregiudizio che spesso colpisce tanti, bisogna usare le armi dell'ironia, le armi potentissime dell'ironia.